Rita Severino. La festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli sconti. Dal 30 al 60%. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Buonasera, benvenuti, buon venerdì anche di venerdì, direte voi, sì, perché questa sera è un'altra trasmissione particolare, sì, dedicata al voto, ma già si evince, già anticipa tutto quanto il sottopancia con la San Luca al voto. E quindi parliamo di un candidato alle prossime consultazioni elettorali. Quale candidato? Francesco Anoldo, che ora inquadriamo e salutiamo e ringraziamo per la presenza qui in studio, in maniera che ci renda edotti su quella che è la situazione a San Luca, che certamente avrà studiato, avrà vissuto in tutti questi anni. Quali anni? Ora lo scopriremo, perché conosceremo anche la storia personale di Francesco Anoldo di San Luca e di tutto quello che concerne appunto quello che sta guidando a questo territorio. San Luca intanto ce l'abbiamo nel cuore. Sì, intanto ce l'abbiamo nel programma, ce l'abbiamo ovunque. Ce l'abbiamo ovunque. Intanto buonasera a lei, buonasera ai telespettatori di Telemia. Sì, finalmente dopo 10, diciamo 11 mesi operativi, ma in realtà più di un anno e mezzo, finalmente sembra che siamo arrivati al dunque. Per noi, dico noi perché io non parlo mai di me, ma parlo di una squadra, di una grande squadra che ovviamente ha fatto questa scelta nella consapevolezza del compito molto arduo, perché ricordo, parliamo di San Luca, purtroppo un comune che negli anni, per alcuni fatti di cronaca, però è sempre stata un comune che ha vissuto più di pregiudizi che di operatività e di progettazione. Sì. E quindi purtroppo il pregiudizio ne ha compromesso lo sviluppo socio-economico. In relazione a tutto ciò, anche a tutto il clamore mediatico che avete vissuto, lei e l'altro presunto candidato a sindaco Klaus Davi vi ha dato una certa ribalta anche nazionale. Ci sono stati dei dibattiti anche accesi con l'avversario, e poi anche tutto quello che è capitato alla città vi ha messo in grassetto anche sulle prime pagine dei giornali di tutta Italia. Bene, anche in relazione a questo possiamo giusto accennare a qualcosa, cioè malgrado questo, mi lasci dire Arnoldo, probabilmente chi ci ascolta in questo momento non ha contezza intera della persona, della figura, intanto dell'uomo Francesco Anoldo. Mi lasci dire che lei è di Reggio Calabria, che lei è un infermiere, che lei lo ha dimostrato pure, è molto legata a questa comunità e magari fornirà ulteriori ragguagli del perché, ma mi aggiunga lei quello che mi vuol dire sulla sua persona. Allora, niente, guardi, io sono impegnato nel sociale da circa 20 anni, sono un volontario di protezione civile. Ho conseguito un master in disaster management presso l'Università di Roma, mi sono formato anche presso la Scuola di Protezione Civile di Roma
diciamo, nel mio tempo libero ho applicato, ho messo in campo le mie conoscenze professionali e anche in alcune situazioni critiche, quale non so se i telespettatori ricordano l'alluvione di Scaletta Zanclea a Giampilieri di qualche anno fa, ma l'ultima azione fu quando riuscimmo ad organizzare, io ne fui il promotore, il Ferragosto nel fango a Rossano Calabro nel 2015, sì. Se non sbaglio, adesso non ricordo l'anno. Quindi diciamo, la figura di Francesco Noldo nasce dal mondo dell'associazionismo. Poi ovviamente sono stato sindacalista, diciamo, sono stato sindacalista, si nasce sindacalista, ci si muore, non è che c'è, diciamo, anche se non professo più, perché ho fatto una scelta, nella vita uno non può fare tutto, quindi ho scelto di fare politica mettendo un po' da parte quello che era la mia più grande, il mio più grande amore, che era il sindacato, però l'ho fatto perché per ampliare il raggio di azione. Lei della Lega? Io sono un tesserato della Lega, qui c'è un problema purtroppo, però il problema è legato alla conformazione del partito nella regione Calabria, cioè? Nel senso che la regione in questo momento è guidata da Domenico Fulgiuele, sì, che sappiamo tutti e abbiamo visto tutti il servizio di report che ha messo in evidenza alcune cose, però quello che più mi ha rattristato è stato l'atteggiamento avuto sia da Domenico Fulgiuele sia dal commissario provinciale Bullace quando uscì una notizia quest'estate: Francesco Anoldo, che era già il candidato a sindaco di San Luca, aderisce alla Lega. Qui Francesco Anoldo non aveva fatto alcuna dichiarazione di essere il candidato della Lega, però è ovvio che qualche giornalista dice, associato, dice, se ovviamente Anoldo è un candidato della Lega, cioè se Anoldo è un tesserato della Lega ed è candidato al comune di San Luca, uno più uno fa due, quindi dice, ma sarà il candidato della Lega. Invece, senza avermi incontrato, senza avermi conosciuto, fanno una conferenza stampa a Reggio Calabria dove la prima cosa che dicono, Anoldo non è il candidato della Lega San Luca. Ok, convinto che io, la squadra, dice, noi non abbiamo bisogno della Lega, ma San Luca ha bisogno anche del ministero e del ministro dell'interno, sì, perché è ovvio che la storia di San Luca purtroppo la conosciamo tutti, ma la storia di cronaca di San Luca la conosciamo tutti, sappiamo benissimo che è un comune che già, perché diciamo che sostanzialmente i comuni della Locride negli ultimi sono, stiamo parlando di San Luca, un comune di 3.000 abitanti, molti di più, 3.900 quasi 4.000, con una, diciamo, con una peculiarità, cioè che San Luca, a differenza del trend nazionale, è un comune che ha oltre 1.000 minori di 18 anni, quindi questo vuol dire che a San Luca, a differenza di altri posti, le nascite sono in crescita, quindi questo è un ottimo segnale dove bisogna andare a lavorare. Ascolti, noi abbiamo in testa tre sigle, io ho in testa tre sigle, Uniti per San Luca nel cuore, Calabria attiva, però lei adesso anche come tempi mi dovrebbe mettere un po' d'ordine in testa. Sì. Qual è la sigla che nasce prima? Allora, la prima sigla nasce è Uniti per San Luca. Uniti per San Luca nasce dalla necessità di dover costituirsi in associazione per poter rispondere alle dichiarazioni infamanti dello scrittore Roberto Saviano, che alla vigilia del film che poi verrà girato a San Luca, che viene tratto proprio dalla storia di Saviano, poco tempo fa, sì, le riprese sono finite a settembre, dichiara che ai bambini di San Luca, come segno di riconoscimento e di vicinanza all'andrangheta, viene tatuato uno scorpione, perché da alcune sue immagini, che poi abbiamo dimostrato palesemente modificate, mostrava San Luca che avesse la forma di scorpione. Quindi da lì enfatizzò questa storia. Lì cominciaste a saltare sulla sedia. E lì sì, perché, ma lì lo fecimo da calabresi. Sì.
Perché ovviamente non ci nascondiamo dietro il dito, ripeto, siamo coscienti di quelle che sono le problematiche, sì, sì. Però siccome allo stesso tempo abbiamo fatto una scelta di una politica fatta dal basso, ma ovviamente fatta una buona amministrazione, di buona amministrazione, quindi ovviamente noi ci siamo indignati a queste dichiarazioni, perché andavano soprattutto a turbare quella che era la dignità, quella che era la reputazione di bambini. E altra cosa da precisare è che il movimento non nasce a Reggio Calabria, ma nasce a San Luca. Il movimento nasce a San Luca, sa, quando c'è un problema, sì. I calabresi sono bravi, quando c'è il vicino di casa che ha un problema, non chiudono la porta, ma la aprono e vanno e cercano di capire come poter affrontare il problema. Questa è una dote che noi calabresi abbiamo e siamo orgogliosi di averla. Quindi cosa succede? Che ci diamo appuntamento con un tantam, con dei messaggi, ci diamo appuntamento a San Luca per cercare di capire e per fare scudo, per fare muro contro queste dichiarazioni. Infatti noi abbiamo ripreso anche, sono avuto un incontro addirittura con la produzione del film, con De Laurentiis, sì, sì. A Polsi, perché noi avevamo minacciato che... ricordi un po' di roba, esatto, sì. Noi avevamo minacciato che c'erano delle chiare smentite su condizioni che non esistevano, oppure insieme ad altri 200 calabresi eravamo pronti a disturbare e impedire le riprese del film. Tra l'altro in associazione con altri gruppi avevamo scritto anche una lettera al ministro Salvini per chiedere proprio il blocco delle riprese. Perché andiamo avanti Arnoldo, così cerchiamo un po' di sviluppare anche le altre cose, sì. Cioè, poi Calabria attiva, ecco come si arriva. Sì, poi nel frattempo... Perché dobbiamo dare i problemi di salute, esatto, quello sì, che sì, più esatto, conta. Ecco. Esatto, poi da questa associazione pulicolturale si decide di passare a un vero e proprio movimento. Allora a quel punto era nato un matrimonio con il Calabresi Movimento. Auguri. Calabresi Movimento, però ci siamo guardati un attimino in faccia e non abbiamo trovato la quadra su quello che era il programma su San Luca, c'erano idee diverse, allora che decidiamo di costituire la lista San Luca nel Cuore, sì. Che affiancata a San Luca nel Cuore insieme nasce un'associazione che si chiama Calabria Attiva. E lei è il coordinatore? Che io sono il coordinatore, Gianni De Gaetano è il presidente. Presidente un altro, esatto. Sì. Però siccome noi oggi stiamo parlando qui di San Luca, mi vorrei soffermare su San Luca nel Cuore. Questo è un progetto che... Torniamo a San Luca nel Cuore? Sì. Da qui ripartiamo? Punto e a capo. Sì. Da quali persone è fatta? San Luca nel Cuore è fatta da... Al momento, perché ancora va ancora fatta, va ancora integrata, giusto? Allora, noi abbiamo 9 candidati al momento sui 12. Sì. 9, allora, e chi sono questi? Il minimo sono 9. Minimo sono 9, massimo 12. Massimo sono 12. Allora, io ne cito qualcuno. Per il semplice... Al momento quanti sono? Al momento sono 9. 9. E chi sono? Sono cittadini, sono calabresi che hanno esperienze come me, che vengono dal mondo dell'associazionismo, ma anche imprenditori, ma anche padri e madri, soprattutto sono gente comune, non sono politicanti di mestiere. E di San Luca quanti ce ne sono? Allora, di San Luca, questo è un altro aspetto. Allora, noi potenzialmente ne abbiamo 4-5, però il problema qual è? Il problema... Se a San Luca non si è votato per parecchio tempo, c'è un motivo. Che ovviamente non è il motivo che il mio avversario tira in ballo l'Ndrangheta, non c'entra niente. Beh, ora parliamo sul suo avversario. Esatto. Hanno la loro più grande paura è quella di essere sciolti, quindi di essere colpiti da un provvedimento restrittivo, sì. Ovviamente di
proporzioni gravi, no? Quindi la paura, dici, io ho voglia la propria persona, la propria sfera professionale, eccetera eccetera. Esatto. Capisco come può essere. Quindi tutto questo ovviamente crea quel timore nel mettersi in gioco. Quindi questo è l'aspetto. Non c'è assolutamente. Però l'apertura c'è sempre. Però l'apertura c'è, e ripeto, c'è l'apertura in quale momento? Nel momento in cui dicono noi non ancora stiamo valutando se scendere in campo direttamente, ma in ogni caso sentiamo di dirvi che noi rappresenteremo, perché sappiamo bene che ci vogliono dei rappresentanti locali per presentare la lista, quindi devono presentarla. Comunque la lista è già presentabile. La lista sarebbe è già presentabile. Legalmente sì. Sarebbe già presentabile. Però noi ci auguriamo da qui alla chiusura, alla presentazione ufficiale della lista, di inserire almeno tre elementi, sì, almeno tre cittadini di San Luca che insieme a noi portino avanti quello che è lo sviluppo e il progetto del modello San Luca. Come sta San Luca oggi? Oggi San Luca sta male. Detto da un infermiere. Sta male perché purtroppo io dico che negli anni San Luca è stata abbandonata da Dio e dagli uomini. Perché? Perché purtroppo sappiamo benissimo, come dicevamo, per i fatti di cronaca successi, cosa si è fatto? Si è fatto quell'opera di repressione dello Stato repressivo, che ovviamente è giusto in una condizione, diciamo, come quella che è successa in quel famoso Ferragosto, no? Quando sì, ci fu quel delitto che ormai voglio dire. Io evito di parlarne perché non voglio parlare sempre degli aspetti negativi di San Luca, quindi non faccio dei riferimenti proprio perché ma voglio. Il passaggio è obbligato. Esatto, però purtroppo è un passaggio obbligato. Certo. Quindi quegli episodi e anche la faida che negli anni ha compromesso il tessuto sociale, ha fatto dall'altro ha portato un intervento di uno Stato repressivo che ha badato più a risolvere il problema, cioè il problema che era questa faida, questi arresti, questa essere chiamata la capitale dell''ndrangheta. E anche su questo poi magari ne potremmo anche discutere. Sì, certo. Tutto quello che ovviamente cosa succede però? Che formando uno Stato repressivo si perde lo stato sociale. Infatti si è strozzato tutto. Sì, infatti si è soffocato tutto. Si è soffocato. Infatti non c'è progettazione, c'è un alto indice di disoccupazione. Non c'è un paese che abbia voglia di riscatto. Che abbia voglia di riscatto, e quasi quasi questo loro come dire, loro si sono racchiusi nel loro silenzio. Il segno di rassegnazione, dici, quando raccogliamo le firme per confermare il commissario, perché dice probabilmente il commissario non lo scioglierà nessuno. Allora, questa è una bella scossa. Come intenderà darla San Luca nel cuore? Attraverso un programma articolato che lei mi diceva fuori onda. Assolutamente. Che contiene cosa? Allora, il nostro programma parte da un punto particolare, che è la legge 158 del 2017, che è la legge sulla riqualificazione dei borghi, che va a incentivare la crescita socio-economica dei piccoli comuni. Quindi dico questo perché? Perché ovviamente Reggio Calabria rischia il dissesto, lo stesso Cosenza, la stessa Lamezia, quindi capiamo bene che per poter realizzare un progetto, prima di capire, di dire che costruiremo la base dello shuttle, dobbiamo capire se ci sono le risorse economiche. Certo. Quindi è ovvio, quindi al contrario di quello che è stato fatto soprattutto a Reggio Calabria. Quindi siamo partiti da questa perché abbiamo guardato il territorio di San Luca, siamo andati a elaborare quali sono le potenzialità del territorio, quindi siamo convinti che sviluppando il borgo antico, partendo dal borgo antico, lo sviluppo del borgo antico, possiamo, e ovviamente il collegamento con il santuario di Polsi, che per noi diventa il cuore del nostro progetto. Cioè il santuario di Polsi ha la necessità di diventare il fulcro di quello che è il turismo religioso, il turismo lento. Certo, sì. Esatto. Quindi noi vogliamo puntare, San Luca ovviamente diventerà
il comune recettivo per quello che sarà sicuramente il turismo che arriverà, religioso che arriverà su Polsi. Io ho un territorio fantastico, San Luca. Assolutamente, assolutamente. Infatti, tra l'altro, c'è da ricordare che San Luca è il comune che ha l'area più vasta. Attenzione, all'interno del parco dell'Aspromonte. Quindi noi anche con incontri con il parco noi abbiamo intenzione di capire, perché, ripeto, questi soggetti, il parco dell'Aspromonte... Altri benefici potrebbero arrivare appunto al parco. Sì. Dal parco. Il comune di San Luca, la città metropolitana, la regione devono lavorare in rete per il rilancio del comune di San Luca e dei sanluchesi, e soprattutto dei giovani sanluchesi, così non li vediamo più partire, fare le valigie. Abbiamo delle grandi professionalità, bravi cuochi, bravi pizzaioli, bravi pasticceri a San Luca, ma non solo. Quindi abbiamo la necessità di potenziare questo per fare sì che San Luca diventi un marchio da esportare in tutto il mondo, ma che sia un marchio di cose buone. Cioè, io devo vedere lo sciare proprio la ventola praticamente. E noi probabilmente il nostro, ripeto, siccome ci hanno detto che San Luca è un comune speciale, sì, per noi è un comune speciale, sì. E noi vogliamo, perché ripeto, potevamo partire, il nostro progetto di buona amministrazione poteva partire da qualsiasi posto, però siccome a noi piacciono le cose difficili, abbiamo scelto anche da degli eventi di partire proprio da San Luca. Ci vuole un'azione dura, incisiva, energica, rivoluzionaria, magari pensare ad una zona franca per San Luca. Assolutamente, infatti... Perché è bello fare le passarelle, questo, quell'altro... Assolutamente, infatti... Però lo Stato deve dare anche, pur esso, un'azione forte, assolutamente, controtendente rispetto a quelli che sono le attenzioni per gli altri comuni. E infatti, veniamo a quel 15 agosto, quando il ministro Salvini fece... riunì il comitato della sicurezza, sì, a San Luca proprio in quell'occasione. Ecco perché io prima dicevo che probabilmente Domenico Furgeri avrebbe dovuto ascoltare prima di fare delle dichiarazioni così, sì, pesanti. E lì io incontrai 5 minuti Matteo Salvini, tanto che poi lo dichiarò: San Luca ha bisogno del nuovo, ha bisogno del sindaco, bisogna tornare alle elezioni. Perché io gli dissi: ministro, adesso la lista c'è, le persone che si vogliono impegnare ci sono, ma hanno bisogno di lei, hanno bisogno dell'aiuto non del segretario della Lega, ma hanno bisogno del ministro dell'Interno, hanno bisogno del ministro del Lavoro, quindi anche con Di Maio, sì, e hanno bisogno del ministro di Grazia e Giustizia. E poi spiegherò il perché. Lui disse sì, ci impegniamo, ha fatto quelle poi dichiarazioni di piazza, però poi lui e poi di conseguenza, ecco, ripeto, la Lega, il partito che poi lui rappresenta, hanno fatto marcia indietro. In realtà ancora ad oggi noi abbiamo aperto come lista civica, perché noi rimarremo lista civica, ma abbiamo aperto un dialogo a tutti i partiti, il Movimento 5 Stelle compreso, e quindi siamo lì a, come dire, non condanniamo nessuno, però ad oggi, nonostante i radicali abbiano fatto sempre quel 15 agosto un gazebo per dire su alcune, quella petizione, su alcune, sì, quella raccolta firme, la Lega sia venuta col ministro, ha fatto qualcosina, ha fatto. Però più di questo, riprendendo anche l'articolo pubblicato da voi ieri sui partiti hanno paura di San Luca, probabilmente non è che hanno paura di San Luca, il problema è che non vogliono scommettere su San Luca. E io invece mi sento, noi abbiamo deciso di scommettere su San Luca, e facendola, andando poi in barba ai partiti, dicendo: voi siete, non da ieri anche, se mi pare di aver capito, sì, sì. Siete grosse realtà, però poi avete paura di un piccolo comune neanche di 4.000 abitanti? No, e allora? Senta, Noldo, noi possiamo parlare di questo, quell'altra ancora, però se non parliamo di lavoro, sì, non parliamo, possiamo parlare di salute, allora, sociale, dei giovani che per fortuna ancora nascono a San Luca. Sì, allora, per quanto riguarda le risposte lavorative, che sono le prime, perché... Parliamoci chiaro, tutti parlano di 'ndrangheta, in Calabria la 'ndrangheta, adesso forse si stanno accorgendo che sostanzialmente in Calabria è rimasta il nome, però oggi vediamo dalle operazioni fatte al nord, sì, che ovviamente gli interessi non sono al sud, perché ormai al sud purtroppo per fortuna neanche la 'ndrangheta ormai fa più affari qui al sud, che si sposta al, sì, nord. E dico,
che noi abbiamo, la prima cosa che abbiamo pensato è il lavoro, quindi la prima risposta che noi daremo, questo io l'ho detto nei primi 100 giorni, questi qui famosi che poi si vedono dice nei primi 100 giorni quali sono le priorità. La prima priorità è il lavoro, e noi come abbiamo pensato? Abbiamo pensato ai buoni lavoro, ovvero con un sistema che già si era, qualche amministrazione aveva sperimentato, poi ovviamente non bisogna inventarsi nulla, e anche se vengono copiate alcune cose, ma vengono fatte bene, vengono utilizzate, e gli esempi, voglio dire, cioè magari non bisogna inventarsi nulla. Sì. Abbiamo pensato di fare una questa graduatoria, facendo una delibera, un bando, tutto quello che la legge prevede, comunque di fare una graduatoria di 100 persone per impiegarle in lavori socialmente utili. Allora cosa succede? Io ovviamente non sono Superman, non sono Batman che posso risolvere i problemi di un comune, che è quello che stiamo parlando, sì, in una settimana, in un anno e probabilmente forse neanche in 2 anni. Però con l'intervento soprattutto dei buoni lavoro, creare in maniera circolare la possibilità a 100 persone, ma noi in prospettiva diciamo 100 perché potremmo dire 500, però preferiamo rimanere bassi per poi eventualmente aumentare anno dopo anno il numero di queste persone da impiegare in quelle che sono attività di pubblica utilità. Faccio un esempio: San Luca, essendo un comune montano, durante il periodo estivo è a rischio incendi. Sì. Allora, quell'opera di che se ne occupava, se ne occupa anche la forestale, ma in maniera, sappiamo bene, noi decidiamo come amministrazione comunale che il nostro verde, il nostro, ce lo vogliamo curare, no, ce lo vogliamo curare. Con l'istituzione centrale. Esatto. Sul luogo. Ma sì, questo come per dire lo scuolabus. Mm-hmm. Piuttosto che altre necessità, siccome noi abbiamo l'intenzione di puntare su alcuni grandi eventi, anche? Sì, perché se ne parla subito, dopo comunque sì, l'interesse sì, adesso, mi curiosisce la cosa. Adesso, sì, adesso arriviamo, quindi anche nella preparazione dei grandi eventi ci vuole una forza lavoro. Certo. Quindi questa forza lavoro noi la attingeremo da questa graduatoria. Sì. Questa è diciamo la prima grossa risposta, perché parliamo di 100, ovviamente ripeto, grande fino a un certo punto, speriamo di ingrandirla poi negli anni a venire, ma comunque questo è l'obiettivo minimo, almeno 100. Poi ovviamente il secondo obiettivo è quello della cittadella dello sport. Io ho lanciato questo messaggio qualche giorno fa. Sì. Perché seguendo la squadra di calcio di San Luca, che tra l'altro faccio i complimenti al presidente, rinnovo i miei complimenti al presidente, tutta la squadra è stata promossa in eccellenza. Matematicamente, sì. Esatto. Ci siamo accorti come una comunità intera riesce a unirsi attorno a questo gioco del calcio, sì, e attorno allo sport. Quindi lo sport come strumento di integrazione, di socializzazione, come sfogo sociale, sì. Esatto, in un comune come San Luca è importantissimo. Certo. E allora certo, che cosa pensa l'amministrazione comunale di Anolto? Dice: creiamo un progetto di una cittadella attorno a quello che c'è, attorno allo stadio, abbiamo intenzione di una struttura al chiuso prefabbricato, un polivalente per basket e pallavolo, per ampliare una anche tendostruttura, sì, esatto, sì, una tendostruttura, per ampliare anche la scelta per i giovani e altre discipline sportive, sì, gli altre discipline sportive, soprattutto ricordando anche che ci sono tante ragazze che magari a cui piacerebbe avviare tante bambinette al pallavolo, dello sport, esatto, sì, a praticare dello sport e non fare solo da spettatrice la domenica quando gioca la squadra, esatto, assolutamente. Sì. E però attorno a questo dico la cittadella, perché creare una serie di altre strutture, tipo gli spazi non mancano, esatto, campi da bocce per gli anziani, certo, ma anche un'area ristoro, anche una palestra riabilitativa, così da poter entrare in un circuito, da poter eventualmente essere anche una struttura sfruttata da società più grosse.
Si era parlata tempo fa della regina che doveva andare a fare il ritiro a San Luca, poi saltò tutto, sì, probabilmente per questioni organizzative. Però ripeto, avendo delle strutture idonee, considerando che ora anche il San Luca comunque avrà, almeno con l'amministrazione Anoldo, sarà un'amministrazione accanto alla società, certo, calcistica, perché ripeto, se non altro perché abbiamo visto che c'è un grande interesse, c'è una grande unione, quindi certo, noi siamo lì e siamo a San Luca per incentivare. No, anche perché è una vetrina importante a livello regionale, esatto, so, massimo campionato regionale, quindi c'è, quindi, l'attenzione dello sportivo e non soltanto, quindi ovviamente verso San Luca. E quindi capisce bene che anche nella gestione di una cittadella dello sport ci sono dei giardinieri, ci sono dei custodi, ci sono delle persone, ci sono dei tecnici anche, perché non dimentichiamo che San Luca, oltre ad avere, come dicevo prima, bravi pizzaioli, ha tanti anche bravi professionisti di altri settori, quindi che possiamo, certo, e diventa quindi quel luogo, diventa un luogo di aggregazione. Quindi enormi opportunità, lei ha studiato un po' lo stato civile di San Luca, un po' troppo, perché insomma tutti questi anni le avranno consentito di conoscere a fondo la comunità, perché abbiamo conoscenza dei giovani che sono quasi tutti partiti, no? Nel senso che poi quando raggiungi la maturità o una certa età, esatto, parti per trovare, esatto, modo di svolgere alcuna attività professionale o lavorativa nella propria comunità, quindi sarà sicuramente una popolazione prettamente anziana quella di San Luca. Assolutamente no. Quindi si tratta di far tornare anche dei giovani. Questo sì, allora in realtà noi abbiamo residenti a San Luca, sì, circa 6-700, 6-700 giovani di età inferiore ai 17 anni, sì, che però poi nel tempo anche in età inferiore alla maggiore età si, sì, sono spostati, però in realtà sono ancora prima di raggiungere la maggiore età, sì, perché perché vanno a fare pizzaioli, cuochi, esatto, eccetera, eccetera, camerieri. Però io dico, sì, potrebbero farla a San Luca. Sì, questo l'abbondantemente. Ecco perché ho attaccato il mio avversario quando. No, io dicevo, far tornare anche, sì, tantissimi, assolutamente, giovani. Certo, poi lo, certo, stato sociale si rinvigorisce proprio attraverso i giovani. Assolutamente. Gli anziani, beh, quelli sì, insomma, già ci sono e già sono frequentatori dei luoghi d'eccellenza della varia comunità. Ha detto tutta una serie di cose bellissime e probabilmente avrà tante altre da aggiungere, ma io metto un paletto a questo punto, sì, lei però dovrà far fronte ad un avversario, sì, che si chiama Klaus Dali. No, si chiama Sergio Mariotto. Mi spieghi meglio, perché forse la mia conoscenza allora non è... sì, questa io ho scritto 2 giorni fa, dico, ma sì, ascoltami, ma ho scritto su Facebook, no? Ma tu devi ricordare i cittadini di San Luca che quando se decideranno di votarti, sì, tu ti chiami Sergio, non Klaus. Klaus Davi è il nome di spettacolo che lui d'arte, ha, sì, esatto, nome d'arte, che lui ha deciso di darsi. Però lui si è dimenticato che in una competizione. Quindi lei preferisce che io lo chiami Sergio? Mariotto? Ma io direi, che andrebbe chiamato col nome che dovrà presentarsi, vuole. No, col nome che dovrà presentarsi, perché non credo che lui possa utilizzare Klaus Davi. Dovrà presentare il suo nome e cognome che c'è sulla carta. Che importi che abbia chissà quale rilevanza, ma piuttosto ecco sulle idee. Sulle idee. Ecco, io sono di Sergio. Di allora, Klaus. Io sono assolutamente, diciamo che anche questa sua, lui la vuole passare come una rivoluzione, come un atto provocatorio anche. Ma io ripeto, come dicevo prima, noi ti ringraziamo Klaus che ci hai voluto provocare, sì, ma noi ci stavamo già pensando, perché quando dico che il nostro progetto parte da lontano 2017, quindi quando ancora Klaus magari pensava ad altro, probabilmente non si era accorto, però alla fine lui è arrivato. Però dico, la prima cosa che mi è saltata all'occhio, e soprattutto nel primo faccia a faccia che abbiamo avuto con lui a maggio, quando ancora lui si era appena annunciato, io ero lì perché lui presentava quella famosa giornata dei palloni firmati da Buffon, sì, si è inventato, sì, un po' di cose le ha inventate, e io arrivai lì e dissi grazie, guarda, da calabrese lo dico, grazie, sei arrivato qui, noi ti possiamo eventualmente dire complimenti per il coraggio, complimenti per questo. Però i calabresi non hanno bisogno di un uomo svizzero
che viva Milano, che venga a San Luca a dire porto io la democrazia. No, i sanlucchesi io credo che hanno scelto di rimanere un po' fuori dalla democrazia per un problema normativo, che è la legge Severino. Sì. Perché spaventati da questo, è considerato anche l'ultimo episodio del 2013, quando in realtà sciolgono per infiltrazioni mafiose il Consiglio Comunale di San Luca, però poi alla fine, dopo 3 anni di processo, il sindaco e il vice sindaco vengono assolti. E quindi alla fine probabilmente c'era un problema. Quindi questa è la loro paura. Sì. E per questo che avevo... siete confrontati anche sulle idee, sulle idee... al di là della provenienza di sì, cioè, diciamo, io per esempio l'ultima... Tu sai che più la disturba del pensiero di Davi? Che la cosa che mi disturba di più è questo voler in qualsiasi modo parlare di San Luca come un paese che ha bisogno di elemosina. Ovvero, mentre Francesco Anoldo insieme alla squadra di San Luca nel cuore stanno pensando a progetti dove io non ti regalo niente, io ti do le opportunità, offro una condizione, sì, esatto, per poter, io ti do le condizioni per poterti ribaltare le tue sorti. Esatto, lui invece pensa a fa una propaganda assistenzialistica che io credo che dia anche fastidio ai cittadini di San Luca, perché quando lui esce e dice io raccoglierò i fondi nella comunità gay di New York o piuttosto che di un altro, cioè, ma San Luca ti ha chiesto soldi? I sanluchesi ti hanno chiesto soldi? No, i sanluchesi ovviamente, ma come molti. Ma quando vi siete confrontati a qualcuno il disturbo insomma si è manifestato, insomma, assolutamente, qualcuno si è... Ma assolutamente, ma anche col sottoscritto ribellato, ma anche col, io dico la verità, sì, con tutte e due, con tutte e due, sì. Ci hanno rimproverato, solo sì, che io mi sono fermato, ho continuato il mio dialogo con i cittadini per cercare di capire qual era il problema, se in realtà il problema... Ha disturbato il teatrino intanto, non il pensiero dell'uno dell'altro che insomma è condivisibile, certo, meno condivisibile, esatto, discutibile o cosa. Esatto. È il teatrino che avete fatto. È il teatrino... Nella loro città. Nella loro città. Però... Cioè tu vieni a casa mia e dici, tu sei questo, tu sei quell'altro, esatto, tu hai bisogno di... Ma chi sei? Tu chi sei? Nonostante, a differenza di Klaus che arriva a San Luca... con delle scadenze o con delle organizzazioni, perché io la prima volta dissi scusami, ma come mai sei accompagnato dalla scorta? Cioè Francesco Anoldo, che è un cittadino comune, è arrivato a San Luca con la sua macchina, senza alcun tipo di problema, gira per la cittadina, per il comune di San Luca, tranquillamente, da solo, in compagnia degli amici, sì, ma senza alcun tipo di problema. Quindi tu già, il concetto che tu già arrivi... Parti male. Poi già parti male, perché dici, oh, per venire a San Luca ho bisogno della scorta. Dice lei, dice Anoldo, Sì. Leggo il pensiero di Anoldo, un sindaco che già parte con la scorta, parte male? Assolutamente. Perché crei quel muro con i cittadini, dici ho bisogno, cioè quindi vuoi venirci ad amministrare, okay, però hai paura di amministrarci, oppure poi dici San Luca, oppure un giorno dici San Luca, il comune che va aiutato, il giorno dopo dici no, non posso presentare a San Luca perché l'Andrangheta non vuole, perché dal carcere arriva addirittura un delirio, è arrivato a dire che l'indicazione di non votare a San Luca arriva dal carcere, se questa cosa fosse possibile si configurano una serie di reati dal fuga di notizie dall'interno del carcere a l'associazione a delinquere più grande al mondo, perché lei capisce bene che coinvolgere 3.000 persone, dire certo, che 3.000 persone sono complici di Mamma Santissima, allora capisce bene che... Qui parla... si sta cercando piuttosto di diradare il fumo che di creare ulteriori polveroni. Ascolti, lei quanti giorni alla settimana vive San Luca? Almeno 3, per il momento. E come? Allora, io li vivo per la strada, incontro le persone, mi prendo le critiche. E di queste critiche le porto a casa, perché non ho la convinzione di avere la verità, quindi ovviamente anche le critiche servono e mi sono servite in questo lungo periodo per cercare di capire, perché anche a volte dalle critiche arrivano dei segnali che possono essere dei segnali indicativi. Quindi io cammino fra le persone di San Luca, sono stato... questo lo dico. Lei si prende i rimbrotti, però al contempo fa tesoro
di quello che rimproverano. Certo, certo, io ho una delle cose che più e mi ha... diventa indicazione per il programma. Esatto. Perché, come dico, la cittadella dello sport, l'idea della cittadella dello sport, nasce dal vedere una comunità che riesce a riunirsi. Quindi alla pedata. Sicuramente è una risposta che nasce dal frequentare, dal capire San Luca. I buoni lavoro sono una realtà che nasce dal capire le esigenze in base alle professionalità anche. Guardi, sta parlando con uno che, se lei mi chiede, lei ha frequentato mai San Luca? Io le dico sì, e per quale ragione? Per lo sport. Esatto. Quindi, sì. Tra l'altro, noi ci auguriamo che altre... La risposta è Cristo stesso. Esatto, quindi, ma poi lo sport. Sono stati tempi bellissimi, lo sport in passato, col gemellaggio, col parmacalcio, eccetera. Ma poi noi, ecco, su questo. Calcio, su questo... La Serie D pure, noi, San Luca, Ma noi, infatti, il nostro obiettivo, quando dico affiancando la società sportiva, significa che noi, mentre oggi probabilmente, se non sbaglio, la società sportiva paga 5.000 euro o qualcosa del genere al comune di San Luca per l'affitto delle strutture, ovviamente noi andremo a concordare dei costi molto più bassi in base a quelle che sono le spese, ma siamo anche disposti a darla in comodato d'uso gratuito alla società sportiva, purché la società sportiva continui e soprattutto investa nel vivaio. Certo. Allora, come dire, noi va bene la faccia eventi, tutto quanto. Ci va bene la prima squadra, sì. Però a noi quello che più interessa è che tu, come società sportiva, investi sul vivaio. Ma credo che interessi anche la squadra, esatto. La società. Sì. E comunque mi pare che dei movimenti ci siano già, siano, sì. Siano esistenti, ma altri se ne devono creare. E altre discipline, lei diceva giustissimo, bisogna crearle. Perfetto, allora vive San Luca. Senta, a proposito, ma poi parliamo degli eventi, non voglio scordarmi perché un aspetto è importante, perché non capisco quali eventi, mi dirà meglio, possono essere creati su quel territorio. Intanto da questi incontri che ha con la gente, io prima le dicevo, suggerivo qualche aspetto, ma da loro che cosa nasce? Quali esigenze hanno gli abitanti di San Luca? Il lavoro. La prima esigenza, cioè in che maniere le chiedono il lavoro? Allora loro dicono, noi, alla risposta anche alla soluzione assistenziale di Klaus, no? Sì. Lo dico, noi non abbiamo bisogno di soldi, noi i soldi riusciamo a farli se possiamo lavorare. Sì. Cioè, quindi paradossalmente sono delle dichiarazioni che vanno contro tutto quello che è stato costruito attorno a San Luca, perché chi viene a chiederti lavoro significa che vuole vivere in maniera onesta. Certo. E quindi questo è incredibile, quindi quando io... Quindi si parte attiva nella società, sì. Assolutamente, io mi arrabbio un po' quando sento i giornali, che ovviamente i giornali scrivono per vendere, però quel puntualizzare, cioè succede un piccolo, cioè arrestato uno spacciatore, dico per dire, magari succede in qualsiasi altra parte d'Italia, è una cosa ormai oggi purtroppo sì. Normale. Succede a San Luca anche di quello, magari si torna a rievocare tutta la storia del paese per dire che poi magari... Di cose eclatanti non è che ne stiamo registrando, a parte insomma i classici casi insomma di che sono legati però a non a San Luca, che sono purtroppo legati a un territorio. Io questo è un dato: i comuni sciolti in Calabria, sì? Dal 93 al 2018 sono 101. San Luca è l'amministrazione che tra quelle con più scioglimenti ha subito due scioglimenti, sì. Solo che uno era illegittimo, perché l'ha dimostrato che avendo comunque scagionato sindaco e vice sindaco, quindi già capiamo bene che quello scioglimento era inopportuno, perché non c'era reato, quindi parliamo di un comune che ha subito un solo scioglimento, quindi anche questo accanimento nei confronti della pubblica amministrazione di San Luca, se a maggior ragione è un comune, come molti definiscono, ma a me non piace definirlo così, la capitale dell''Ndrangheta, no? Se è dimostrato che c'è stato un solo scioglimento rispetto, faccio un esempio, parlo del mio comune Meido Porto Salvo, che ne ha subiti già tre, dico per dire, però magari di Meido si è tornato a votare, ora c'è un sindaco con i suoi problemi, però invece di San Luca c'è questo grande timore,
Ma i dati oggettivi probabilmente sono stati bravi i sanlucchesi, nonostante sono inseriti in un contesto del genere, ad amministrare in maniera onesta. Altre indiscrezioni su quanto le suggeriscono? Allora, poi il problema, un altro problema grande che loro hanno, di questo quando dicevo che bisogna collaborare e lavorare con i ministri e con i ministeri, sì, è quello degli ex detenuti. Sì. Allora, ovviamente San Luca ha una parte di ex detenuti, però persone che magari quando hanno commesso l'atto, quando hanno commesso il reato, esatto, hanno commesso il reato, erano magari dei giovani, sì, che purtroppo in un tessuto sociale hanno sbagliato, sì, hanno pagato fino all'ultimo giorno, sì, però ora che cosa succede? Magari si ritrovano oggi alcuni padri, altri nonni, ma si ritrovano stoppati, dici, tu non puoi neanche pascolare il gregge, esatto, non puoi lavorare, perché sei interdetto dai pubblici uffici. Ma ora, signori miei, allora, il discorso è questo: siccome il regime carcerario dovrebbe servire anche a riabilitare le persone, una volta che questi hanno scontato la loro pena e ti chiedono, dici, ma io, allora, tu mi chiedi che non posso delinquere, ma io però ho tre figli e a casa il pane lo devo portare, dammi, certo, se tu non mi devi dare neanche il lavoro, eventualmente non riesci a darmelo, però non mi puoi impedire neanche di potermelo trovare, perché tu, mettendomi questo, mi stai impedendo. E quindi questa gente, ci vorrebbero soluzioni speciali, viene condannata a quello che abbiamo chiamato l'ergastolo bianco. E sostanzialmente, e su questo quindi bisognerebbe intervenire. Su questo il ministro, soprattutto il ministro degli interni, insieme al ministro di Grazia e Giustizia, bisogna intervenire per dare la possibilità di quel famoso recupero di potersi reintegrare, esatto, di potersi reintegrare lavorando onestamente. Perché a un certo punto, un giorno, una persona, uno di questi, io li chiamo, di questi cittadini, la cosa che mi ha fatto venire i brividi, dice che lo Stato mi dia la possibilità di poter lavorare a San Luca, certo, oppure mi ridia il passaporto. Haroldo, altri aspetti che riguardano San Luca? Altri aspetti? Non so, i collegamenti, l'ambiente, la allora, un'altra cosa... Sul lavoro ci avremmo scommesso e vinto pure. Un'altra cosa su cui si guarda all'ecologico, sì, perché noi abbiamo pensato anche a questo, perché, sì, ripeto, in un comune montano, vedi anche cosa abbiamo pensato, ripeto, sempre guardando e studiando quello che altre amministrazioni hanno fatto, sì, alla creazione, considerato anche la liberalizzazione del mercato dell'energia, la creazione di una centrale pannelli solari. Per mettersi per conto proprio, autonomamente. Per, sì, mettersi per conto proprio o eventualmente per vendere ai comuni limitrofi? Economia. Sì. Che cosa darebbe questo? Con la costituzione di una cooperativa formata dai cittadini stessi, insieme all'amministrazione comunale. Lavoro, risparmio e conseguentemente risorse. Assolutamente. Che poi metterà frutto, ovviamente. Assolutamente. Stesso discorso, e qui c'è un problema e bisogna capirlo, lo nasce con l'acqua. Acqua è un'altra cosa. Sull'acqua noi stiamo cercando di capire come è possibile e cosa servirebbe, quale strutture servirebbero e quali sono i costi di realizzazione. La zona di montagna dovrebbe essere ricca di risorse. Esatto. Sì. E noi vorremmo imbottigliarla l'acqua di San Luca. Sì. E ripeto, sembrano cose dette così, magari ci sia in campagna elettorale, no. Ripeto, no, ma parliamone perché poi possiamo tornarci, e sono cose oggi, oggi insomma, c'è licenza anche di dirle queste cose. Sì, sì, ma ripeto, si hanno strumenti, mezzi. Esatto, ma sono cose anche che non hanno... Non è una volta che è raggiungibile la cosa. Raggiungibile, non solo, ma oltre perché ripeto, i pannelli solari, il discorso dell'acqua è terzo obiettivo. Creare su praticamente l'incentivazione della filiera corta, sì, quindi del chilometro zero, quindi di che cosa? La creazione di tre prodotti con un marchio, un consorzio, la creazione di un consorzio che badi, per lo più noi il primo prodotto su cui vogliamo puntare è il formaggio pecorino. Sì. Perché questo? Perché da quello che noi abbiamo visto, abbiamo sperimentato sul territorio, potrebbe essere con la creazione di un consorzio, la creazione di un marchio, potremmo dare ai
pastori della zona la possibilità di raccogliere il latte e non di fare la commercializzazione al singolo, ma raccogliendolo tutto e creando il prodotto di poterlo esportare, soprattutto considerato che San Luca ha una grossa fetta di abitanti, ce l'ha in Germania, quindi creare questi collegamenti con i prodotti tipici di San Luca, crea iniziare a creare questo primo ponte con l'Europa e quindi il primo ponte con la Germania. C'è una diffusa pastorizia della comunità, però si tratta insomma di piccole economie familiari. Esatto, e noi abbiamo intenzione di metterle insieme. Così come si possono mettere assieme figure professionali per far sì che si possa attingere a fondi europei, e poi si può parlare di acqua, essere autonomi. Diciamo che noi su questo dei fondi europei che lei però ci vuole la propulsione, ci vuole. Ha citato. Noi abbiamo già. Da soli, San Lucchesi non riusciranno mai. Ecco, quindi quando io stimolo. Esatto, quando non solo San Lucchesi, in ogni comune se si è lasciati da soli. Infatti, ripeto, io ho detto sì, San Lucchesi, voi non abbiate paura di chi dice ma tu non sei di San Luca. Ma io penso che in un'epoca dove. Abbiate paura di? Che io venga da fuori, sia il forestiero. Ah. Sì, questo quando all'inizio. C'è stata, io lo dico, ma ancora tutt'oggi c'è la gente che ha capito il problema, ma ci sono anche quelli che ancora non accettano diffidano. L'idea di fidare. Un po' diffidenti, ed è, un po' anche, è anche legittimo. È anche legittimo. Non abbiate paura del forestiero. Voi dovete prendere di buono che magari probabilmente anche per rispondere a questo problema legislativo di apparentamenti. Ovviamente noi andremo anche a lavorare, come ho detto, su alcune modifiche, dove chiederemo anche alcune modifiche sulla legge Severino, quindi questo però lo faremo da amministrazione, perché sì. Avremo sicuramente più forza, più potere, certo. Però dico, voi non abbiate paura, perché noi siamo i vostri dipendenti, noi saremo i vostri dipendenti. Io ho due imprenditori, uno di questi è il capolista, che ha detto proprio ai cittadini, dice: io sono un imprenditore e io non ho bisogno del compenso di assessore piuttosto che di consigliere comunale, quindi io ve lo dico che io quello che farò qui a San Luca, quello che io produrrò in termini economici all'interno dell'amministrazione, lo lascerò alle categorie più indigenti di San Luca. Sveste i panni da candidato a sindaco a San Luca e mi aiuti a fare questa riflessione. Gli abitanti di San Luca sono dinanzi ad una scelta, cioè tra continuare nel vuoto, nel silenzio anonimato più assoluto, ed avere il bicchiere magari mezzo pieno, non pienissimo. Lei l'ha reso pieno questo di idee, di contenuti, questo bicchiere, questo boccale, che dirsi voglia, che figurarsi voglia. Ecco, mi pare che la scelta sia ovvia, no? Tra continuare a fari spenti o ad avere anche le luci di posizione accesi, la scelta è assolutamente. Mi aiuti lei a dire, ma la risposta è semplice. La risposta è semplice. E dovrebbero darsene semplice. È assolutamente, io da adesso perché ne sono più convinto, io ieri ho incontrato una realtà. Io con lei posso parlare solo con lei, quindi a lei lo chiedo. Sì. Anche se di parte, dovrebbe essere di parte. Io perché dico che c'è una differenza? Perché io ieri ho toccato con mano, sono andato in una famiglia di San Luca, mi avevano segnalato questa famiglia e andiamo insieme al presidente dell'associazione di Calabria Attiva, Gianni De Gaetano, andiamo a trovare questa famiglia. Noi, da premettere che già ci avevano segnalato la situazione, quindi noi ci eravamo già attivati con una colletta alimentare che abbiamo fatto a luci spente, senza fotografie, quindi questo io lo sto dicendo oggi, ma non per dire cosa abbiamo fatto, ma per dire cosa abbiamo trovato. Sì. Perché ne stiamo parlando, ecco. Abbiamo trovato una realtà di grossa povertà, grande dignità, però grandissima povertà. E quando abbiamo chiesto, perché è ovvio che in una situazione di una coppia giovane, con una bimba di 5 mesi, che viveva in una situazione
ma non per cattiva volontà dei genitori, ma per una condizione che il padre di questa bimbetta di 5 mesi mi ha detto: io ho chiesto al commissario di mandarmi qualche giorno a levare l'erba al cimitero per poter portare qualcosa a mia figlia, perché mi creda che la condizione anche abitativa, e lì ti accorgi qual è la differenza, perché un sindaco, in teoria anche un commissario, che è un rappresentante dello Stato, dovrebbe essere presente, però diciamo magari il commissario è straordinario, ha altre, anche se io credo che se non sono queste le priorità. No, no, scusi, guarda, guardi, la interrompo subito, lei mi fa, si sentirebbe di farmi una promessa, una dichiarazione, non so che cosa, ecco adesso, nel senso, noi abbiamo parlato di cose bellissime che potrebbero accadere a San Luca, nella ben accurata ipotesi per lei dovesse uscire appunto San Luca nel cuore, lei sindaco eccetera eccetera, però guardi, se noi riscontriamo assieme lei da sindaco dopo un certo periodo, dopo un anno, quanto lei vorrà, se veniamo a scoprire assieme che ci sono altre situazioni del genere, cioè noi andiamo a entrare nelle case di persone come questa famiglia che lei mi ha descritto poc'anzi, lei sarebbe disposto a restituirmi le chiavi della città? Assolutamente. Perché significherebbe che ho fallito. Lei avrebbe potuto fare l'energia alternativa che vuole, no, assolutamente. Portare la Fiat a San Luca. È d'accordo con me? No, assolutamente, anzi io le dirò di più. Io quando ho detto le 10 cose in 100 giorni, il mio non era uno spot, ma il mio è una promessa e sono disposto a metterlo per iscritto oggi, che ancora non ci sono state le elezioni, perché quelle 10 cose che ho detto sono le priorità per San Luca e senza quale non, qualsiasi, cioè non ha senso un'amministrazione comunale, non ha senso, perché ripeto sono... Allora guardi, la minaccio, lei avrà il fiato addosso dell'emittente, ripeto, e l'abbiamo dato per lei ipotesi dove sei. E questo per me, e perché se scopriamo un caso leggero, perché faccio un esempio. La cosa che è aberrante, perché mi deve credere che è aberrante, cioè io per la prima volta in un comune devo entrare lasciando la carta d'identità, cioè oppure arrivo in un comune e lo trovo praticamente transennato, mi sembra di entrare in una galera, cioè sbarre a destra, a sinistra, cioè ripeto, là non c'è una dimensione che normale. Cioè sicuramente, avendo conosciuto i sanluchesi, non nessuno si permetterebbe di entrare all'interno del comune per delinquere all'interno del comune, quindi quelle sbarre non servono, anzi creano quella sorta di distanza tra il comune, che il comune, ricordiamo, il municipio è la casa dei cittadini, quindi come dici tu, mi stai chiedendo, tu commissario mi stai chiedendo, è questo colpa di quello stato repressivo di cui parlavamo all'inizio della trasmissione, tu mi stai chiedendo di identificarmi prima di entrare a casa mia, è un atto veramente, è un'offesa, quindi io ho detto che quella dal giorno dopo, diciamo dal 27 maggio già, cioè non, sarà la prima delibera che andrà a revocare questa ordinanza. Vi faccio scherzare un po', che insomma la mia maniera abitudinale di conversare in questi spazi televisivi. Senta, lei vi parlava di grandi eventi, prima magari avrà pensato a qualche concorso canoro che possa inficiare il buon nome di Sanremo con San Luca? Diciamo che noi abbiamo pensato sicuramente degli eventi culturali. Ricordiamo, lo dobbiamo ricordare, San Luca dovrebbe essere nominata nel mondo per essere la casa che ha dato i natali a Corrado Alvaro. Certo. Ecco. È finita la trasmissione, solo la fine. Il gran nome di San Luca è Corrado Alvaro. Esatto. E quindi alla fine, come dire, da questo, pingendo la figura di Corrado Alvaro, di cui noi abbiamo intenzione di portare all'interno delle scuole, alle scuole d'Italia, cioè nel senso deve ritornare. La conoscenza che c'è un organismo importante che cura appunto, che è la fondazione, di Corrado Alvaro, la fondazione. La fondazione appunto. Alvaro, con cui noi dialogheremo, se non sbaglio, anche perché... Avete già dialogato? Abbiamo incontrati, abbiamo portato Diego Fusaro all'interno della fondazione a visitare la casa di Corrado Alvaro, quindi abbiamo fatto delle azioni, però anche quando parlavo della riqualificazione del borgo, ovviamente il borgo parte dalla casa di Corrado Alvaro, quindi portare far conoscere questa grande figura, partendo dalle scuole, per noi è di vitale importanza, quindi ovviamente eventi culturali, ma come dicevo prima, eventi sportivi, e sicuramente se Anoldo sarà
sindaco il 27 maggio, il primo grande evento sarà il Ferragosto a San Luca. Il Ferragosto a San Luca. Andiamo un attimino più in là, perché finora abbiamo parlato di San Luca. Se addirittura riusciamo a riabilitare un attimino, a riaccendere San Luca, possiamo pensare, lo step successivo qual è? Quello di integrarsi nel territorio. Siamo lì a ridosso del Buon Amico, quindi quali sinergie con i comuni vicini, Bovalino, i centri ancora vicini, perché poi dobbiamo creare anche, addirittura se riusciamo poi col tempo, la qualità totale del territorio. Esatto. Come rapportarsi anche con le altre comunità, con gli enti, anche... Assolutamente, maggiori, assolutamente con noi sfonda una porta aperta, perché io sono del parere che è importante il lavoro di rete. Basta comuni chiusi, cioè ogni comune una struttura a sé stante per quanto riguarda la gestione ordinaria della pubblica amministrazione, ma per quanto riguarda la crescita bisogna aprire quella rete con i comuni. Faccio un esempio: San Luca Bovalino potrebbero essere quei due comuni che, lavorando insieme in quella offerta turistica che noi, su cui noi puntiamo, potremmo dare il mare e la montagna e lavorare in questa sinergia. Poi tra l'altro sul comune di Bovalino c'è quella diatriba che ormai è diventata un po' come la storia della Salerno-Reggio Calabria, della Bovalino-Bagnara. Sarebbe una cosa grossissima. Per noi quella è un progetto che va ripreso assolutamente, perché, ripeto, noi possiamo creare... Hai visto questo successo di bello con la Marina di Gioiosa e Rosarno? Sono sviluppate tutta una serie di comunità, ecco. Esatto. Tipo, ma vabbè, parli lei, perché siamo veramente in chiusura, restare più un'altra ora a parlare dei benefici che potrebbe l'arteria portare. Assolutamente, quindi siccome per noi pensiamo che la più grande industria che noi, San Luca, la provincia, ma anche la Calabria tutta, la più grande industria su cui deve investire è il turismo. Perché è quello, perché abbiamo delle bellezze che tutti ci invidiano, quindi alla fine dobbiamo mettere a frutto. Quindi ripeto, però il turismo, se non hai le infrastrutture, non vai da nessuna parte. Quindi ovviamente raggiungere il luogo. Esatto, quindi un'arteria come la Bovalino-Bagnara per noi è una di vitale importanza per tutto il territorio, per San Luca, per Bovalino, ma anche per i comuni. Quindi su quello noi andremo pure a puntare. Veramente andremo a batterci perché si riprenda su questa strada. Arnoldo, mi hanno fatto or cenno che o la smettiamo, c'è l'irruzione nello studio per bloccarci, però prima di salutarla un filo diretto con il sanluchese per riassumere, spremere tutto quello che finora si è detto in pochissimi secondi, per un'iniezione di fiducia al sanluchese, prego. Allora, noi non abbiamo la presunzione di essere la ricetta giusta alla risoluzione delle problematiche di San Luca, però siamo sicuri di una cosa: siamo sicuri che abbiamo tanta voglia di riscatto di San Luca, di riscatto per tutta la Calabria. Abbiamo scelto San Luca perché riteniamo che questa comunità oggi più che mai ha bisogno di quella spinta positiva che un gruppo di giovani e un po' meno giovani, mettendosi insieme, hanno deciso di progettare il modello San Luca. E ovviamente noi ci muoveremo in una direzione che sia la stessa direzione che i cittadini vorranno. Quindi vi invito il 28 marzo, noi saremo alla piazza Corrado Alvaro con alcuni dei candidati anche a consigliere, così avrete la possibilità di conoscere e fare tutte le domande che vorrete, e dopodiché, se vorrete e se lo riterrete opportuno, potrete sottoscrivere la nostra lista. Quindi noi vi aspettiamo e che dire, speriamo che questa volta veramente la direzione giusta sia quella di direzione democrazia. Per San Luca nel cuore è intervenuto oggi al nostro 60 News Francesco Arnoldo, candidato a sindaco a San Luca. Tenete voi nel vostro cuore il nostro 60 News. Buonasera a tutti.
Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli sconti dal 30 al 60%. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.